Pro tip, se stai leggendo vuol dire che stai giocando a DVD. Grazie al pro tip. Tra l'altro hanno tolto i pro tip mentre hanno fatto queste cose, per questa cosa, sto evento. Quindi chi non sa giocare, che gli dava dei tip utili, non... vabbè. Scam, in pratica. Sai, se ci sono dei modi per ottenerlo, lo shoppi con siti esterni. L'unico modo. Non c'è altro modo. Tipo Instant Gaming e quelle robe lì, se hai fortuna. Gli streamer hanno mai vacanza? Decidiamo noi. Se io voglio prendermi una vacanza, posso dire: ok, ragazzi, non streamiamo da XX e mi prendo una vacanza. Ma non lo farò. Ce ne sono due qua. Costa un fottio, porca vacca se costano un fottio. Questo era a livello 50, eh. Questo era a livello 50, per farvi capire. Neanche si è crouchato. Vai, zombie! Menaie! Menaie forti! Oh, e tu? Mi sono cagato in mano, mi è letteralmente spawnato davanti, raga. Vai, zombie! No, l'ho mancato. Ma com'è che gli è passato attraverso? Non dovrebbero di bloccarli? Io starei giocando Save the Best, però. Niente, a me sta mappa lagga un fottio. Sento qualcuno. Lo sentivo respirare, c'è un altro lì, tra l'altro. Ah no, si è rialzato. La console skill... Eh sì. Skilled killer, sì. Mi prendo 7 giorni di evento. Che dici recupero? Sì. Considera Furfi. Che se vuoi farmarti l'evento, ti bastano 12 game. Se vuoi tutte le skin. Dove vai AFK? Letteralmente. Cioè, giochi come killer, entri in una partita, prendi l'invito e te ne vai. Cioè, vai AFK fino alla fine della partita. Volendolo puoi fare. Se vuoi le skin e basta. Bravi devs, sì, esatto. Secondo me hanno un anti-slug build questi due, comunque, sapete. Sono abbastanza sicuro. Vai, zombie! Oh. Quasi lo tappa. Va bene, Wappone. In caso, buonanotte. Posso dire che ogni volta che parto il chase mentre c'ho sto coso sembra letteralmente che... Drop in un... Fa il rumore del drop del pallet, raga, quando parte il chase.
E pop. Ancora non ho capito se sono dei corvi quelli, onestamente, o meno. Ora gli è passato di fianco e non è sparito, per esempio. Donato di là. Non voglio impegnarmi in sto chase dove è broken in quella zona col God Pallet. Preferisco iniziare una nuova. Tipo su di lui. Se aspettavo un attimo sta arrivando uno zombie. Davvero non ci sono arrivato? Adesso ne... Oh, zombie. Che lo velocizza. Volevi salvare l'amico? Va bene. Un zombie in mezzo a ca... Ha salvato l'altro. Ha salvato quello che era da Donuk. Ha fatto bene. Niente, non me lo doveva far rompere sto pallet col potere. E due coglioni. Sì, sì, no, per quello l'ha fatto bene. Bel dodge che ha fatto. Ha fatto un ottimo dodge, non me lo aspettavo. Questo è bravo comunque un po'. Ogni tanto le cazzate le ha fatte, ma si vede che l'idea ce le ha. Vedi? Dipende dal player, non dipende da per forza il livello e tutto. Nice. Qua ha cappellato. Oddio, in realtà non so se ha cappellato, perché se ha flip flop, il tempo che ho rotto il pallet, che adesso vado su, mi fanno i body, probabilmente non ci arrivo. Sì, questi hanno un anti-slug build. Ci sono arrivato, ma mi è stato pochissimo. Ma sta cosa che sbrilluccica bellissima, intendi quella intorno, in alto a sinistra, è l'evento. Praticamente quando lo prendi hai massimo due cariche e puoi fare determinate cose. Dal rompere pallet al dare expose al sopravvissuto se in Bloodlust, tipo adesso non potrebbe far fare. Dardo. Lucky. Non ci arrivi comunque da nessuna parte. No, non cadere, non cadere. Nice. No, padre Pio sotto acido. Che mi sono perso? Io vorrei durasse per sempre questo evento e cambiasse il gioco. Almeno non sarebbe la solita cosa. A me sinceramente non piace. Quando l'hanno creato i devs, sicuramente non sapevano neanche cosa cazzo stavano pensando. Io sono sicuro che non l'hanno neanche testato. Ma sicuro che non l'hanno testato. Perché tecnicamente una cosa del genere non dovrebbe andare live. Ve lo posso assicurare. Il fatto di poter rompere istanti pallet da lontano non dovrebbe essere live sta cosa.
Che poi ai surdo gliene frega un cazzo. Vabbè, dai, zombie di merda, ma per sotto perde l'exposed. Io non ci voglio credere. Raga, lo zombie di merda mi ha fatto prendere l'exposed. Perché l'hai tata, gli ha dato lo speed. Ma vai a fanculo. Shadow Snake, non solo per certe cose non fattibili, ma ovviamente hanno fatto fare più cose Surf e anche Killer. Sì, ma non sono cose che dovrebbero essere giuste, capito? Cioè, avere il potere del Knight senza neanche fermarsi un secondo per rompere i palle, ha sbagliato. Cioè, è chiaramente non playtestata sta cosa. E il che mi fa incazzare anche di più, in realtà. Non è giusto. Almeno iniziare a provare. Prima playtestassero le cose, cioè. Cioè, è chiaro che è sbagliato sotto ogni punto di vista. Non è minimamente allo stesso livello quello che possono fare Surf e i Killer. Ma what the fuck, ho missato. Non volevo hittare quello sull'uncino e quindi ho messato. Ma come ho hittato quella? Che dici, Snake, è giusto? Cosa fanno? Perché si continuano a scambiare? Quasi. Giusto, raga. E lo dico io che sto giocando Killer, lo vedo che c'è qualcosa che è sbagliato. Cioè, se vi lamentate della Nurs, questa cosa qui è come avere la Nurs in ogni game, eh? Se basta stare alto. Sì. Il Killer non è incentivato a giocare, è troppo facile. Ma non è il fatto che è troppo facile, è il fatto che i loop non esistono, perché tanto te li possono rompere con una build. Faccio un tasso e ti rompe il pallet. Non devi rispettare nessun pallet. Vuoi sapere qual è che sarebbe per vincere ogni game? Adesso vi gioco la build quella più perfetta per ogni kill in sta modalità, se riesco. Che ne sono? 1.43. Ma sì, vaffanculo, ormai facciamo solo la DBD. Beh. Ciao, Wappone, buonanotte, caro. Cioè, l'unica cosa per cui l'accetto è per i punti che faccio, perché faccio 260.000 punti. Sì, a sto punto sì, stasera faccio solo.